sulla stampa un articolo di Emanuele Macaluso, il quale commentava una mia nota apparsa su Critica Liberale e diceva: mi ha colpito l'espressione paradossale che usa Silvio Zerbini, cioè che al potere è andata la criminalità organizzata. L'etichetta può colpire, ma il giorno dopo l'ex Presidente della Repubblica, Oscar Scalfaro, ha detto cose più circostanziate e più dure di quelle che ho detto io. E cioè ha detto che lo stesso Mussolini non aveva mai osato proporre o portare avanti leggi che potessero eliminargli le accuse e i reati che si discuteva. Neppure Mussolini. Poi quasi sta a discutere se siamo o non siamo nel regime. No, non siamo nel regime, se no io qua non potrei parlare, voi non sareste qui. Però i rischi sono tremendi e le minacce perfino più gravi di quelli del tempo del cosiddetto Duce. Aggiunge Scalfaro che, sia pure con difficoltà, i giudici non furono perseguitati come succede adesso. E in fondo questa manifestazione, che ha avuto il successo che il numero denuncia, è fatto per aiutare i giudici, ma non in quanto persona. Anche lì ci sono persone ottime, come in tutte le categorie, persone criticabilissime, ma è fatto per difendere l'autonomia della giustizia, che adesso è sotto attacco, un attacco barbaro. Perché una cosa che il cavalier Berlusconi sta facendo, e questo è un merito, sia pure involontario, è di insegnare alla gente, a tutti, che la giustizia non è un settore, un'amministrazione speciale che funziona con lentezza, una lentezza aggravata dai suoi interventi, non ridotta, ma è un pilastro dello Stato di diritto e quindi della democrazia.